Mussolini? Mussolini? Ma che ci dice? Contenta di questa cosa che Cosentino è fuori? Comunque, commento su questa esclusione di Cosentino. Non sa ancora dove è candidato. Ci fate lavorare, ragazzi. Quindi ancora non sapete? Queste liste campane sono state stracciate, portate via da Cosentino, così dico. Qual è la parte? Dai, perché non arrivederci? Niente, la chiesa, non è candidato, questo? Non lo so, perché lì c'è ancora bisogno di mancano due ore. È candidato lei? Hanno detto di no. Vorremmo capire solo lei. Come pare che siano sparite. Piano. Ce lo fa un commento? Ti dici se Cosentino ha candidato? Scusate, non mi sta... Ragazzi, guardi, la tengo di onorevole. Sulle liste campane ce lo dice qualcosa? Sto andando a depositarle. E quindi Cosentino c'è o non c'è? Credo di no. E lei che le pensa? Lei che è stata un suo avversario, no? Non disturbiamo, onorevole. Scusi, non disturbiamo. Che cosa pensa, onorevole? Lei che alla fine soltanto l'aveva rivalutato, no? Io mi sono recato a presentare insieme ai nostri dirigenti, al delegato, le liste del Lazio. Quindi le liste del Lazio, la campagna. Beh, io sto a Roma, sono candidato da Lazio. Vado a Napoli, lo saprà. Ma lei c'è stato, Guardi, io lei sono era presente stato... al trafugamento della lista? Io sono stato con l'onorevole San Marco e i delegati di lista alla Corte di Appello di Roma a presentare le liste della Camera Lazio 1 e del Senato, dove sarò al Senato con Berlusconi, capolista per il Popolo della Libertà, e vado a Napoli. Lazio? La Polverini è candidata nel Lazio, certo. È candidata con voi? Sì, certo. Ma è scappato con le liste, Cosentino? Lo possiamo sapere? Non diciamo sciocchezze. Non sono delle liste... Campania. Ma vengono presentate tutte le liste nei tempi utili e poi dopodiché appunto perfetto. Le vedremo. E dice la parete? No, questo ce lo vuole dire. Non sono io che devo dire. In Abruzzo non la volevano lei, c'è stata una casa di una rivolta. E si vede che sono un brutto. E si vede che vogliono solo i belli. Incapro estetico, giudizio. È un atto di riconoscenza di Berlusconi che l'avete salvato il 14. Ma non è quello, vedi, io penso che questa è una cosa sbagliatissima. Io credo che bisogna vedere se un atto più che altro di lavoro, se uno ha lavorato, vuol dire che viene riconfermato per quello che ha fatto. Se uno non ha fatto niente, che ci sta a fare la Camera? Meglio che se ne va a casa. Lei ha lavorato bene. Io penso di aver lavorato bene. Tanto lo potete controllare, è tutto su internet, che problema c'è? Anche il candidato di Abruzzo? No. Il DL Abruzzo non l'aveva presa tanto bene la sua candidatura. Ho sentito che c'è stata una piccola guerra. Ma perché non si è chiesto? Secondo lei perché? Ma non lo so, forse perché sono un emigrato, uno che ha lavorato 40 anni in Svizzera, magari dice che vuole questo svizzero. Io credo che molte volte è anche la gelosia. Quarto in Abruzzo al Senato? No, potrebbe farcela. Dovremmo vincere, è una parola. È una parola. Io spero che una volta tanto questi abruzzesi si ricordano che solo il presidente Berlusconi può risolvere i problemi, sennò altrimenti non c'è trippa per gatti. Lei dov'è candidato? Sono candidato in Piemonte, buon lavoro a voi tutti.